Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione, Mattia Iannarelli in studio. Vendemmia 2021 in anticipo, ma la produzione è in calo. In Italia la vendemmia comincia con 7 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, a causa delle ondate di calore che hanno raggiunto gli oltre 40 gradi e hanno accelerato la maturazione delle uve al sud. Al nord invece si stima un ritardo medio di 10 giorni. In generale la produzione di quest'anno potrebbe registrare un calo del 5-10% a livello nazionale, per un quantitativo compreso tra i 44 e i 47 milioni di ettolitri. Ma molto dipenderà sia dall'evoluzione delle temperature che influiscono sulla maturazione, sia dall'assenza di nubifragi e grandinate che possono comportare danni importanti ai vigneti. Nonostante il calo a livello nazionale, l'Italia quest'anno è il primo produttore di vino, mentre al secondo posto si prospetta una sfida tra Francia e Spagna. Inoltre, grazie alla campagna vaccinale anti-Covid e alla riapertura della ristorazione in tutto il mondo, le esportazioni riprendono lo slancio dopo un anno di sofferenza e nel 2021 c'è un balzo del 4% al valore. A trainare le vendite sono soprattutto i consumatori europei. In Francia le etichette Made in Italy fanno registrare un più 12,5%, in Russia un più 32%, mentre la Germania cresce del 4%. In Gran Bretagna invece si registra un calo di quasi il 12% delle vendite, colpa della Brexit e della pandemia. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.